Esercizio 7.7, la concentrazione C di un certo ormone nel sangue dell'orangutan varia durante la giornata secondo questa legge. Il tempo T è in ore, C0 è la concentrazione iniziale. A che ora la concentrazione dell'ormone si è dimezzata? Questa è la formula della concentrazione dell'ormone in funzione del tempo. La concentrazione la chiamo Y oppure C e è il valore all'inizio della giornata per questa esponenziale il cui esponente è un coseno. L'argomento del coseno è l'angolo alfa omega t. Omega è pi greco su 12 ore. Ce lo dice il testo del problema, ma la pulsazione omega è sempre 2 pi greco diviso il periodo. Quindi dal confronto fra la formula generale della pulsazione e l'espressione data dal problema ricaviamo il periodo di 24 ore. Infatti è come moltiplicare e dividere per 2, 2 pi greco diviso 24 ore, quindi il periodo è 24 ore. È logico che sia così perché il testo parlava di variabilità nel corso di un'intera giornata, quindi il periodo è 24 ore. Cioè ce lo conferma anche proprio le espressioni matematiche. Si può dimostrare che la funzione matematica data dal problema ha questo andamento nel tempo. Cioè nelle 24 ore della giornata. Il tempo scorre in questo grafico verso sinistra, quindi questo è l'inizio della giornata, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 18, 21, 24. All'inizio la concentrazione è C0, poi si può dimostrare che questa concentrazione cala, esattamente a metà giornata raggiunge il minimo valore e poi riprende a crescere simmetricamente fino ad arrivare a fine giornata a 24 ore, quando riassume lo stesso valore iniziale C0. La domanda è in quale momento della giornata questa concentrazione è scesa al valore metà, C0 mezzi, e vedremo con i calcoli che l'ora in cui questo accade è 4,8 ore, quindi quasi 5 ore, come infatti è confermato da questo disegno. Qui infatti vediamo 3 ore, qua 6 ore e qua 4,8 ore circa. In realtà c'è un altro momento della giornata simmetrico. Rispetto alle 12 ore di metà giornata, dove la concentrazione è dimezzata rispetto al valore iniziale. Questo momento è 24 ore meno 4,8 ore, cioè il momento simmetrico di questo rispetto a metà giornata da quest'altra parte. Comunque, anche senza conoscere l'andamento del grafico, vediamo come si risolve questo esercizio. Si pone il valore di Y, cioè la concentrazione, pari a C0 mezzi e si deve trovare il tempo T, che è la nostra incognita e si trova quindi all'esponente di questa funzione esponenziale. Dopo aver semplificato C0 ci troviamo quindi E alla coseno eccetera eccetera uguale a un mezzo. Quindi facciamo il logaritmo naturale a entrambi i membri in modo da tirar giù questo esponente che contiene l'incognita. Il coseno eccetera eccetera è quindi il logaritmo di un mezzo. Del resto è logico perché sappiamo che per definizione il logaritmo in base e, il logaritmo naturale è l'esponente da dare alla base e per avere come risultato in questo caso un mezzo. Quindi l'esponente è il logaritmo di un mezzo, che possiamo anche scrivere come meno logaritmo di 2. Infatti un mezzo è 2 alla meno 1 e il meno va qua davanti. A questo punto portiamo il meno 1 di là e quindi otteniamo coseno di omega t 1 meno logaritmo di 2, circa 0,307. Adesso l'equazione è un'equazione goniometrica perché l'incognita è dentro l'argomento del coseno, cioè nell'angolo. L'angolo è alfa, omega t, quindi questo sarebbe il coseno di alfa. Qual è quell'angolo, oppure quali sono quegli angoli che hanno come valore di coseno circa 0,3? Questa è la circonferenza goniometrica, 0,3 è questo trattino nero, quindi gli angoli sono due, uno positivo e uno negativo, quindi l'angolo è più o meno l'arco coseno di questo valore, di 1 meno logaritmo di 2. O che è semplicemente un modo diverso di scrivere, è più o meno coseno alla meno 1 di 1 meno logaritmo di 2, cioè di questo numero. Qui sto escludendo le periodicità, mi limito quindi ai primi angoli, positivo e negativo. Se andiamo con la calcolatrice a fare il coseno alla meno 1 o l'arco coseno, che è lo stesso di 0,307, otteniamo in gradi 72,1 gradi. Ma in realtà usare i gradi sarebbe sbagliato, dobbiamo sempre utilizzare i radianti. Quindi viene più o meno 1,26 radianti, scarto il valore negativo perché sto cercando un tempo che va da 0 a 24 ore, quindi un tempo positivo e quindi prendo soltanto 1,26 radianti, lo posso anche togliere l'unità di misura perché radianti è una unità di misura finta, fittizia.
al posto di omega riscrivo 2π greco su t, oppure potevo scrivere π greco su 12 ore. E quindi mi ritrovo che omega t, quindi π greco su t per t, uguale 1,26. Questo valore qua. E da qui ricavo finalmente il tempo, cioè il momento in cui la concentrazione si è dimezzata rispetto al valore iniziale. Questo momento, facendo semplicemente la formula inversa, risulta appunto di quasi 5 ore, come avevamo detto prima. Questo invece è l'approfondimento per disegnare graficamente e manualmente la funzione composta, che è questa verde. È composta perché prima devo fare il coseno di omega t meno 1 e questo esponente lo chiamo zeta. Zt perché è una funzione del tempo, quindi coseno omega t meno 1 è zt. Poi devo fare e alla zeta, anzi c0 per e alla zeta. Dunque riporto prima di tutto il tempo lungo questa semiretta. Vediamo infatti le ore 3, 6, 12, 18, 24. E poi questa curva nera è zeta in funzione del tempo, cioè il coseno di omega t meno 1 per periodicità di 24 ore. Riconosciamo l'andamento del coseno e lo vediamo abbassato di 1 per via di questo meno 1. Ecco qua lo vediamo meglio, ho ruotato l'immagine. Quindi abbiamo il tempo che scorre, 24 ore, la periodicità del coseno, che però è abbassato di 1, infatti parte dall'origine anziché partire da più 1. Quindi parte dall'origine e arriva fino al valore minimo meno 2. Dunque, questo è il grafico t, tempo, zeta di t. Zeta è questo coseno meno 1. Ora ruoterò di nuovo la figura e farò il grafico di e alla zeta in funzione di zeta. Il grafico è questa curva nera, è l'esponenziale che passa per 1, poi si schiaccia a meno infinito e va verso il più infinito a destra. Questo appunto è l'esponenziale in funzione di zeta. Adesso combino le due funzioni, quindi viene fuori una funzione composta, verrà fuori questa curva rossa che è la combinazione tra la prima funzione, quindi il coseno abbassato di 1 e l'esponenziale. Prendiamo un punto giusto per far capire come funziona. Prendiamo l'istante di tempo 6 ore, che è questo valore qua. In corrispondenza di 6 ore, questo è il valore del coseno abbassato di 1. Il valore di questo coseno è riportato su questo asse qui orizzontale. Ora, con questo valore qua, del coseno abbassato di 1, calcolo il valore sull'esponenziale, quindi ottengo questo puntino nero qua. Ho ingrandito, si vede meglio, il puntino nero è questo. È il valore dell'esponenziale calcolato in corrispondenza di un tempo 6 ore. 6 ore, vado quindi sul coseno, prendo il valore, lo riporto sull'esponenziale. Ma 6 ore sull'asse orizzontale si trova qui. Ce lo dice anche questo archetto di questo quarto di circonferenza. Quindi il valore che ho trovato lo devo riportare in corrispondenza delle 6 ore. Quindi trovo questo punto qua. Facciamo un altro esempio, un altro punto. Troveremo adesso questo punto qui, corrispondente all'istante 12 ore, metà giornata. Metà giornata il coseno abbassato di 1 vale meno 2. Prendo questo valore meno 2, lo porto qua e lo riporto sull'esponenziale che è questa curva nera. Quindi il valore meno 2, cioè il valore ottenuto sull'esponenziale, lo riporto in corrispondenza delle 12 ore, sull'asse orizzontale tramite questo arco di circonferenza. Quindi questo punto mi va a finire qua. In questo modo traccio per punti tutta questa curva rossa, che è l'esponenziale calcolata sul coseno abbassato di 1. L'ultimo passaggio che rimane da fare è moltiplicare questa esponenziale calcolata sul coseno abbassato di 1, moltiplicarla per c0 e quindi ottenere la funzione finale. Moltiplicare per c0 vuol dire che tutti questi punti si amplificano in verticale e la funzione rossa che partiva da 1 adesso partirà da C0. Quindi otteniamo questa funzione verde che è identica alla funzione rossa, soltanto tutta dilatata in verticale. Vediamo quindi che la concentrazione dell'ormone nel sangue dell'orangutan parte all'inizio della giornata da questo valore massimo, poi dimezza dopo quasi 5 ore. C0 mezzi, poi scende ancora, raggiunge il minimo a metà giornata e poi simmetricamente ritorna, ripercorre tutta la salita esattamente identica alla discesa per riportarsi alla concentrazione iniziale a fine giornata, 24 ore.